La Basilica di San Magno è nel cuore della città di Legnano. Di forme bramantesche, il nostro massimo edificio monumentale cinquecentesco racchiude dei tesori d'arte di immenso valore. Fra tutti i monumenti legnanesi, quello che maggiormente ci viene invidiato per la sua maturità artistica è sicuramente la Basilica di San Magno. Quando nel 1504 iniziarono i lavori sotto il patrocinio delle famiglie Lampugnani e Vismara, i legnanesi si erano appena disfatti della chiesa proto-romanica di San Salvatore, che era sia strutturalmente che culturalmente non più recuperabile, né sufficientemente dignitosa per un borgo benestante come il nostro. Il Rinascimento aveva riportato in architettura, al loro pieno splendore, i fasti compositivi e strutturali dell'epoca imperiale romana. Verso la fine del 1400, un grande ingegno tormentato, Leonardo da Vinci, obbedendo ad una sua esigenza interiore, cercò nelle sue opere di esprimere l'anima e il movimento delle cose. Orbene, Donato Bramante, universalmente indicato come il padre inventore della nostra basilica, non poteva sottrarsi a questa lezione di spiritualità trasmessa dal più giovane Leonardo. Il mezzo che egli più usò per trasformare la vita e il movimento nelle forme architettoniche fu l'impostazione piantistica delle chiese, con schema visuale centrale, mentre in antico si era sempre ricalcata la forma basicale, anche in San Salvatore, con una prospettiva interna monodirezionale verso l'altare. Nelle nuove chiese a pianta centrale bramantesche, i fedeli si trovano immersi in uno spazio che da ogni lato riserva scorci visuali, giochi architettonici sempre diversi con simmetrie mirabili. L'attribuzione della paternità del nostro tempio a Donato Bramante di Asdrualdo, che era di Urbino, nasce da due fattori. Il primo è che è rappresentato da una citazione nella storia delle chiese di Legnano del 1650 del prevosto di San Magno Agostino Pozzo. Il secondo fattore si rende credibile l'attribuzione antica e nasce molto semplicemente dalla lettura critica della composizione architettonica della chiesa. Come abbiamo prima accennato, è dopo Leonardo da Vinci, il quale fa scuola a Milano, che nascono il gusto e l'invenzione piantistica osservate in Legnano. Anche il Pozzo, che l'architetto non è, subito individua il quadrato e l'ottagono legati mirabilmente. Stupisce e gioisce del fatto che da ogni lato si possono vedere gli altari senza che si disturbino. Tutto l'impianto architettonico è un inno alla simmetria, tesa a far svolgere lo sguardo in un continuo di prospettive visive sempre nuove, pur restando l'osservatore sempre nel medesimo punto dell'edificio. Il 4 maggio del 1504 la posa della prima pietra. Esempi simili, ma più tardi, si trovano anche a Lodi, Saronno, Pavia, Crema. A Busto Arsizio la notizia dell'edificio fa subito tanto scalpore che immediatamente la copiano in scala minore, edificando Santa Maria in piazza. Queste chiese, tutte a pianta centrale,
non sono fatte da Bramante, bensì dai suoi seguaci, ed infatti, pur essendo molto belle, mancano della essenzialità, pulizia e armonia, presenti invece con mirabile equilibrio nel San Magno di Legnano. Non dimentichiamo che i legnanesi iniziarono nel 1495 a programmare l'eliminazione di San Salvatore, e quindi la vera data in cui San Magno fu pensata è di ben 9 anni precedente a quel 4 maggio 1504 in cui fu posta la prima pietra. A realizzare la chiesa provvide un capomastro, affiancato dal nostro maggiore artista di quel tempo, legnanese per adozione, infatti abitava a Milano, ed è il giovane pittore Gian Giacomo Lampugnani. Lontano parente dei Lampugnani di Legnanello e proprietario del castello, Gian Giacomo era l'artefice più adatto ad esperienza e sensibilità artistica che potesse assumere il delicato compito di trasporre i muri in disegni e indicazioni del Bramante. L'edificio venne iniziato con grande lena nel 1504 e terminato nelle strutture murarie il 16 giugno 1513. Subito si provvide a dotarlo di decorazioni interne che lo facessero eccellere tra le costruzioni coeve. Per quanto riguarda l'esterno, i legnanesi si arrestarono con i lavori nel 1513. Forse mancavano i soldi, e ricordiamo che il borgo di allora era di poco inferiore alle 2000 anime. Forse mancarono le idee decorative, oppure attendevano lumi estetici da Bramante. Ma questi lumi non arrivarono mai, poiché il grande architetto si era spento a Roma nel 1514. È noto che di norma i grandi artisti volevano eseguire personalmente le decorazioni e i motivi architettonici esterni delle loro creazioni. Era infatti necessaria una stretta collaborazione tra l'artista e gli esecutori per poter rifinire un monumento. Inoltre, la gelosia professionale degli architetti del tempo faceva sì che nessuno di loro anticipasse con disegni di cantiere l'estetica esterna dell'edificio, che sia per i tempi lunghi di costruzioni, sia per le incertezze economiche di finanziamento, era molto poco prevedibile come date di finizione. L'esterno della basilica rimase perciò per molti anni rustico in mattoni. Anche gli interventi del Richini non furono che marginali a distanza di ben 100 anni dalla posa della prima pietra. La basilica rimase quindi orfana del suo aspetto esterno. Al contrario, si può affermare che nel suo interno è di una ricchezza e splendore difficilmente eguagliabili. La prima e più importante opera pittorica venne eseguita dal maestro Gian Giacomo Lampugnani nel 1515, che eseguì una affrescatura della volta ottagona con candelabri a grottesca di notevole forza ed eleganza, ricavate con tinte bianche e grigie in chiaroscuro su un fondo blu lapislazzolo. Le decorazioni sono di una scenograficità e compostezza raramente uguagliabili. Lo storico Munz è rimasto estasiato da questo capolavoro. Lo definì nei suoi scritti di critica artistica la più bella grottesca di Lombardia. Essa si inquadra perfettamente nel concetto di centralità di pianta espresso dall'edificio. Non ha infatti una direzionalità del disegno, ma ripete specularmente la scansione di spicchi uguali nelle tarsie marmoree del pavimento e invita a ruotare lo sguardo con movimento circolatorio che man mano sale
come in una spirale che termina sotto la lanterna, posto al culmine della cupola. I motivi ad animali e piante rispettano anche il notevole slancio della struttura muraria. Essa è costruita in mattoni forti come tutto il resto della chiesa, eccezione fatta per il campanile antico. Come già detto, la parte di fondazione absidali e il campanile romanico del San Salvatore furono riutilizzati nel 1504. Anzi, il campanile stesso fu abilmente sfruttato facendogli fungere la cappella minore nel lato destro della parete sud. La cappella di Santa Maria di San Giuseppe, che vicino a lui si trovava, fu rispettata nella forma e dedica. Questa, in seguito, accolse nel 1640 l'organo Antegnati, quando venne chiuso il portone rivolto verso l'attuale municipio. L'organo stesso, accresciuto dai Carrera e poi dai Maroni, trovò posto nel nuovo ampliamento della facciata, operato nel 1914 dall'architetto Perrone.